Grazie, mi chiamo Don Nicola, io sono il prete che si occupa di una comunità ucraina presente qui a Como. Grazie innanzitutto di quello che noi siamo qui discutendo, stiamo mettendo in luce le domande molto importanti su cui bisogna discutere, bisogna cercare delle soluzioni. Si parlava tanto di l'importanza di non stare da qualche parte, no? Ma credo che mi possiate perdonare se io, essendo ucraino, mi metto dalla parte del mio popolo, del popolo che soffre di una guerra ingiusta, il popolo che ama la pace, che non attacca nessuno, che vuole vivere la propria indipendenza e la propria libertà. E quindi noi adesso siamo in una condizione in cui dobbiamo difendere questa pace, e credo che non solo per l'Ucraina, ma anche per l'Europa e per tutto il mondo, in questa condizione che ci siamo trovati tutti noi. Io mentre sedevo stavo guardando questa bandiera bella colorata, ma sappiamo che questo è un simbolo biblico, questo arcobaleno è un simbolo di alleanza tra Dio e tra gli uomini, no? E quindi questa pace che noi tanto desideriamo, noi come la comunità ucraina, prima di tutto cerchiamo di vivere nel profondo dei nostri cuori. Io adesso parlo da credente, scusatemi, però noi in comunità preghiamo il Dio della pace perché possa fermare questa guerra. Noi cerchiamo di vivere nella pace con questo Dio e con gli altri, di essere riconciliati con Lui, con Dio, con nostri fratelli e sorelle, cioè di vivere in pace. Credo che se ognuno cercherà di vivere questa pace a livello personale e poi con gli altri e con Dio, io credo che noi possiamo creare questo ambiente di pace che si possa estendere per tutto il mondo. Noi da cristiani anche crediamo in miracoli, crediamo che può succedere qualcosa che noi neanche possiamo immaginare. Noi da uomini possiamo pensare, possiamo cercare di prevedere certe cose, ma io credo che l'uomo vede, ma il Signore provvede. Noi al momento di proclamazione dell'indipendenza dell'Ucraina nel 1991 e il famoso crollo dell'Unione Sovietica, noi vivevamo come un vero miracolo. Essere indipendenti, proclamare l'indipendenza senza versare il sangue, si sentiva come un miracolo. Adesso stiamo pagando il prezzo più alto per questa indipendenza, per questa possibilità di vivere in un paese democratico, in un paese libero. Però noi, ripeto, cerchiamo di vivere al nostro livello, di vivere in pace, e chiedere questa pace al Signore. Grazie a tutti voi.